sono quindi, o per meglio dire, chi sono le persone stupide e come mai siete stupidi? Allora, prima però iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Ovviamente seguimi su Instagram, Massimo Taramasco Ufficiale, su TikTok, su tutti i miei canali YouTube e fai una donazione al canale, anche 1 euro, barbona che non sei altro, barbone che non sei altro. Vai sotto il video, clicca sul tastino e fai una donazione al canale, oppure abbonati al canale attivando la campanella, così riceverai, cioè così potrai usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti. Basta andare nelle home page. Tastina abbonati, vicino a tastina iscriviti e selezioni l'abbonamento che preferisci. Quindi, caro Barbone, cara Barbona, abbonati al canale. Allora, quali sono le persone stupide? Allora, le persone stupide sono persone che non sanno adattarsi alla realtà che li circonda nelle diverse aree della loro vita. Uno può avere una stupidità, in amore, affettiva, cioè si innamora sempre della persona sbagliata. Una persona può avere una stupidità lavorativa, cioè non riesce a fare dei lavori, fa il catramista per un tozzo di pane. Una persona può avere una stupidità in altre aree, insomma, quindi la stupidità è l'incapacità di adattarsi all'ambiente. L'intelligenza è ovviamente il contrario. Come esistono diversi tipi di stupidità, esistono anche diversi tipi di intelligenza, però diciamoci una cosa fondamentale, che l'intelligenza va coltivata mentre la stupidità è spontanea, cioè noi siamo spontaneamente stupidi e possiamo diventare intelligenti. Quando uno dice, ma io lo amo, ma io spontaneamente lo amo, e spontaneamente sei stupido. Perché le persone intelligenti non fanno le cose spontanee, fanno le cose che gli portano vantaggi, fanno le cose che gli portano benefici. Se tu, anziché fare le cose che ti portano benefici, fai le cose che, come dire, fai le cose che non ti portano niente, perché sei stupido, stupida. Allora, l'intelligenza emotiva è la capacità di riconoscere, usare e gestire le proprie emozioni in modo efficace per entrare diciamo, in sintonia con gli altri, per superare gli ostacoli, per disinnescare, diciamo, dei problemi e per risolvere i problemi. L'intelligenza emotiva è quella forma di intelligenza che ci insegna come costruire e mantenere nel tempo relazioni positive, efficaci e con le persone giuste. La stupidità è il contrario, diciamo, dell'intelligenza emotiva, è quella facoltà spontanea degli esseri umani che, ad esempio, li fa innamorare delle persone sbagliate. Sappiamo tutti che le persone più intelligenti sono anche quelle più soddisfatte fondamentalmente, no? Ma non dobbiamo confondere l'intelligenza con cultura o con capacità intellettuale, perché, come dire, è pieno, no, di persone che magari conoscono la Divina Commedia a memoria. Un saluto ad Angela, benvenuta. Ci sono persone che magari conoscono la Divina Commedia a memoria e poi sono dei barboni. Fate come Angelo Oldani, abbonatevi al canale, Malgascione, Carampane, che non siete altro. Spendete 1 euro e date un sostegno al canale, invece di fare le barbone. Allora, quindi dobbiamo tenere questa considerazione. L'abilità intellettuale o il cosiddetto quoziente di intelligenza cognitiva non è sufficiente per avere successo nella vita. Cioè, ci sono persone con un alto quoziente di intelligenza che sono stupide. Perché sanno, magari conoscono, che ne so,
tutte le questioni di logica, ma poi innamorano, sanno usare la logica. Ecco, vedete la stupidità, no? Il quoziente di intelligenza è quella parte, quel quoziente, diciamo, quella misura che indica le capacità cognitive e logico-razionali di una persona. Una volta fare il test di intelligenza vi dicono tutte le capacità logico-razionali, eccetera, eccetera. E poi però, quando siete, vi innamorate di qualcuno, non usate nulla della razionalità. Vi innamorate della persona sbagliata, continuate a restare in una relazione sbagliata, continuate a fare una cazzata dopo l'altra. E quindi sto vostro quoziente di intelligenza potete ficcarvelo su per il culo poi alla fine, perché non serve assolutamente a niente, non è che serve assolutamente qualcosa. Oppure, da un punto di vista, diciamo, come dire, economico-finanziario, ci sono persone che magari conoscono, che ne so, per dire, hanno preso una laurea alla Bocconi e poi però non sanno, vanno a fare i pizzaioli, vanno a fare i catramisti, perché non sanno far valere le loro capacità, le loro competenze. Anche questo è sinonimo di stupidità, fondamentalmente. Oppure, diciamo, anche la stupidità personale, no? Perché ci sono persone che magari hanno una cultura elevata e poi si sbaffano, che ne so, pane, pasta, pizza, lasagne, e ingrassano come delle zampogne e vanno incontro magari a gravi problemi di salute o grandi cose, anziché, diciamo, conoscono la Treccani a memoria, ma non sanno applicarla fondamentalmente. Quindi, fondamentalmente sono stupide. Stupide è il contrario di intelligenza. Le persone intelligenti, emotivamente intelligenti, sono quelle che sanno, diciamo, interagire positivamente. Ma lo stesso vale anche in tutti gli ambiti della nostra vita, no? Nelle amicizie, nelle relazioni sentimentali affettive, in tutte le aree, l'area affettivo-sentimentale, l'area passionale-sessuale, l'area dei rapporti con la famiglia d'origine, con la famiglia acquisita, dei rapporti, diciamo, con, come possiamo dire, passionali-sessuali, i rapporti di varia natura, insomma, fondamentalmente. Quindi questo fa sì che noi, se vogliamo ottenere qualche risultato, dobbiamo sviluppare l'intelligenza, che è il contrario della stupidità. Nel mondo ci sono molte più persone stupide che persone intelligenti, se vogliamo. L'intelligenza emotiva è un insieme di abilità, diciamo, che possono essere apprese, come tutto, perché dicevo che nascete stupidi e potete morire stupidi, che questa è la maggior parte delle cose che fanno le persone, però potreste anche morire intelligenti se andate a sviluppare un po' di intelligenza emotiva. Dobbiamo renderci conto che poi questa intelligenza emotiva va applicata alla vita e richiede autodisciplina, consapevolezza di sé, capacità di gestire le relazioni, e capacità di gestire soprattutto le emozioni, non lasciarsi sopraffare dallo stress. Le emozioni, cioè quell'energia in movimento che è dentro di noi, forniscono informazioni preziose su noi stessi e sugli altri. E quando ci troviamo di fronte, diciamo, a una situazione, dobbiamo imparare a dominarle, ad avere l'autocontrollo, a gestire le emozioni. E anche, ad esempio, è molto utile per voi iscrivervi al mio nuovo canale sul cammino iniziatico, di cui vi posto il link, che vi aiuterà a sviluppare anche delle capacità fondamentali come esseri umani. Quindi iscrivetevi anche al nuovo canale. Le emozioni, quindi, possiamo imparare a ricevere informazioni dalle emozioni e a gestirle, ad avere consapevolezza di sé. Questo è fondamentale. È molto importante, ad esempio, in questi casi, utilizzare anche la meditazione. La meditazione, ad esempio la meditazione del buddismo tibetano, che poi oggi viene chiamata mindfulness,
Ma in realtà nel buddismo è proprio la coltivazione della consapevolezza. E poi diciamo che, ad esempio, tutti i cammini iniziatici, per questo vi dico anche di scrivere poi il cammino iniziatico, ma anche tutte le forme di cammini spirituali in generale forniscono anche le religioni, se ci pensate, forniscono una qualche forma di meditazione, di preghiera, di esercizi spirituali. Ad esempio, gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio Ignazio di Loyola sono esercizi molto utili che ci consentono di ottenere dei risultati, no? Ci consentono, ad esempio, di sviluppare la consapevolezza emotiva, ma non lasciarsi prendere dalle emozioni. Infatti, diciamo, ci sono diversi ordini religiosi che sanno come gestire le emozioni, come gestire la vita. Pensate ad esempio ai gesuiti o all'Opus Dei, ad esempio. L'Opus Dei o i gesuiti hanno diverse capacità. Potete usare la consapevolezza sociale o l'intelligenza emotiva per analizzare i segnali non verbali che le persone usano. Imparare il linguaggio non verbale delle persone è fondamentale per diventare intelligenti da un punto di vista ovviamente emotivo, è fondamentale per non essere stupidi. Quindi riconoscere se il vostro comportamento vi sta portando, diciamo, dei successi è una funzione chiave, è un'abilità chiave e quindi dovete imparare la chiave. Perché se non impari qual è la chiave, e anche Machiavelli, no, aveva la chiave per raggiungere i suoi obiettivi, no? Ricordate Machiavelli che è praticamente il fine giustifica i mezzi, no, del principe. Machiavelli è fondamentale. Lavorare bene con la nostra consapevolezza è fondamentale, quindi mai lasciarsi sopraffare dalle emozioni perché si è stupidi, insomma. Ma con lo termine stupidità non è un termine denigratorio, assolutamente, è semplicemente il contrario di intelligenza. La persona stupida è quella che non è intelligente. Quindi imparare il linguaggio non verbale, le microespressioni. Tra l'altro, chi è iscritto all'altro mio canale, Massimo Taramasco, è abbonato, diciamo, faccio anche i corsi proprio sulle microespressioni, su come leggere le espressioni. Perché poi, ecco, un'altra stupidità, no? Anziché fare un percorso, che ne so, di crescita personale, seguendo magari un corso anche su YouTube, sulle microespressioni, così, che può essere molto utile, la stupidità delle persone che dicono, vabbè, ma io non è che posso spendere 10 euro per fare il corso sulle microespressioni, e poi ne vanno a spendere 50 o 100 per rifarsi le unghie, no? Tra l'altro le unghie da tigre dai denti a sciabola, no? Si mettono quelle unghie che fanno vomitare, come dire, però 50 euro, 100 euro per farsi le unghie vanno bene, 10 euro per fare il corso sulle microespressioni, per dire fatto su YouTube, no, vabbè, perché dicono che no, vabbè, ma com'è? E invece ci sono delle cose, bisogna sapere anche come investire, no? Le proprie risorse. Questo è un'altra cosa di intelligenza, no? E questo dobbiamo tenerlo presente, no? Ci sono molte donne che, ad esempio, spendono i loro soldi per rifarsi le tette e rifarsi il culo, spendono magari anche migliaia di euro e poi non fanno un investimento, magari di poche centinaia di euro, per migliorare se stesse, migliorare la propria emotività, no? Questa è proprio la stupidità conclamata, no? Quindi è molto importante imparare a gestire le emozioni. Dobbiamo imparare a darci delle emotività. Quindi dobbiamo imparare, ad esempio, a riconoscere il linguaggio non verbale, che è fondamentale imparare a riconoscerlo. Cioè, ad esempio, se parli con una persona e questa continua a muoversi indietro, andare indietro, è inutile che continui a raccontargli quello che sta dicendo. Ti sta dando un segnale di negatività, di responso negativo. Se uno ti dice ti amo, ma mentre si tocca il naso, ma non ti ama neanche. Cioè, l'intelligenza è la capacità di osservare anche i micro dettagli, no, nell'interazione con una persona. Se uno ti dice sì, io sono una persona fedele,
mentre guarda l'amica e si infila il dito nell'orecchio, è perché vorrebbe trombarsi la tua amica, cioè alla prima occasione se la tromberà. E tu, un saluto a Roxy Rose, e tu cadi nel brodo di giuggiole. Quindi questa è la vera stupidità delle persone, è la vera stupidità delle persone, no? E quindi se volete essere intelligenti, abbonatevi al canale, fate una donazione al canale, date un sostegno al canale che vi dà degli strumenti per diventare più intelligenti e potrete usufruire degli esclusivi vantaggi. Quindi anziché rimanere stupide come siete, potreste sviluppare e migliorare, diciamo, la vostra capacità. E quindi un'altra forma di intelligenza è un'altra forma, diciamo, un'altra cosa che definisce chi è stupido e chi è intelligente è la capacità di gestire i propri obiettivi. Le persone intelligenti hanno degli obiettivi che definiscono in modo smart, specifico, misurabile, accessibile, realistico e temporalmente collocato. Le persone stupide no, non ne hanno, vanno a tentoni, vanno alla spera in Dio. Ma se ti muovi alla spera in Dio, come dire, cioè spera che tanto, come dire, come si dice a Guarà, diceva, campa cavallo che l'erba cresce, fai come l'asino di Buridano, no? Perché spesso le persone sono talmente stupide che fanno la fine dell'asino di Buridano, che era quell'asino che aveva due, anziché definire un obiettivo, non sapeva che cazzo fare, aveva due strade, e da una parte c'era del fieno e dall'altra c'era, insomma, della paglia, e lui era indeciso tra mangiare il fieno e mangiare la paglia, è rimasto fermo ed è morto di fame. Ma molte persone fanno questo, non definiscono obiettivi e quindi quando si trovano di fronte a dover fare delle scelte restano inibite nelle azioni, no? Sono perché stanno a pensare troppo, riflettono, pensano ma sarà meglio questo, ma sarà meglio quello, e tanto dall'altra parte, fanno le scelte, loro sono lì a pensare se è meglio una cosa o è meglio l'altra, perché la riflessione inibisce. Oh, un saluto alla nostra Green Apple, ciao Green, perché la riflessione inibisce l'azione, no? Quindi fondamentalmente diciamo la verità che siete stupidi, perché continuate a commettere gli stessi errori, continuate a commettere le stesse cose e non fate nulla, no? Per migliorare, no? Non fate nulla per sviluppare, ad esempio, fiducia in se stessi. La fiducia in se stessi è importante, ti fa credere nel tuo potenziale, ti fa credere nelle tue capacità, no? Le persone stupide come voi sono focalizzate sui problemi, non sono focalizzate sugli obiettivi. E quindi è importante, diciamo, invece uscire fuori dai problemi e focalizzarsi sugli obiettivi. Ci sono, due fattori fondamentali nella nostra vita che possono portarci comunque sempre al successo, che sono la persistenza e la resilienza. La persistenza è continuare a perseguire i nostri obiettivi, gli obiettivi che ci siamo dati, con vigore, superare le battute d'arresto, continuare, no? Quindi la determinazione è fondamentale per raggiungere degli obiettivi. E la resilienza è la capacità di resistere agli urti della vita. Ma come anche la capacità di gestire il tempo è una capacità delle persone intelligenti. Mentre le persone stupide vanno, anziché investire nella propria formazione, nel proprio miglioramento, investono nelle unghie da tigre da denti a sciabola. E poi si lamentano, ma io lo amo, io lo amo. Ho speso 100 euro per farmi le unghie, adesso non c'ho più soldi per dire, no? E questa è, l'essenza, la quintessenza della stupidità. Anche gestire il tempo, no? Se tu dormi tutto il giorno e sei
una persona pigra. La pigrizia non è la facoltà, diciamo, degli intelligenti, è la facoltà degli stupidi, no? Persone che stanno tutto il giorno nell'ozio e poi si lamentano che le cose vanno male, sperano che gli arrivi la manna dal cielo, ma dal cielo, diciamo, se ti va bene, ti arriva una merda di piccione o di colombo sulla testa. Se poi stai con la bocca aperta che aspetti la manna, magari la merda di piccione o di colombo ti finisce pure in bocca. Poi, se ti va male, a seconda, un saluto a Simone, a seconda di dove sei, ti può arrivare, diciamo, qualche bomba dal cielo, ti può arrivare qualche, diciamo, meteorite, no? È più facile che dal cielo ti colpisca un meteorite sulla capoccia, che la manna, no? E quindi, anche sviluppare capacità organizzative è fondamentale per uscire fuori dalla stupidità intrinseca che vi contraddistingue. Anche abbonarsi al canale YouTube è sinonimo di intelligenza e non di stupidità, perché ti dà la possibilità di usufruire di tanti vantaggi, no? E acquisire capacità decisionale, capacità di conquista è sinonimo di intelligenza. Le persone intelligenti sanno decidere e conquistare, le persone stupide non sanno conquistare e non decidono una mazza, perché stanno lì, fanno come l'asino di Buridano. Meglio la paglia o meglio il fieno, e quello lì sta lì a pensare, paglio fieno, muore di fame. Ma quante persone hanno questa capacità? Quindi le decisioni, sì, è il quoziente di intelligenza, se vogliamo, emotivo, non il QI, diciamo, perché il QI inteso come capacità di intelligenza logico-razionale serve a poco, perché ci sono persone, dicevo, che magari hanno una capacità logico-razionale spaventosa con QI, non so, di 160-170 per dire, e poi non la sanno applicare alle relazioni sentimentali affettive, prendono delle cantonate una dopo l'altra, cioè si innamorano sempre delle persone sbagliate, poi si lamentano, no? Che si innamorano sempre delle persone sbagliate. Questa è come dire, una forma di stupidità, no? Noi dobbiamo concentrarci sui nostri punti di forza e cercare di eliminare i punti di debolezza. Ma anche, diciamo, la capacità organizzativa è fondamentale, ma devo organizzare qualcosa che so, che poi so mettere in atto, no? Le cose. Quindi questo è fondamentale, no? Dobbiamo cercare di sviluppare proprio queste capacità per uscire fuori dalla stupidità. La comunicazione è molto importante. E questo sono dei passi che dobbiamo imparare a fare. Ma la maggior parte delle persone sul pianeta è stupida e ci sono tante persone stupide perché sono prese da falsi miti, sono prese da situazioni che non conoscono neanche. Si agganciano a situazioni sbagliate. Ecco, quindi bisogna imparare anche delle strategie che possono essere legate anche alla PNL, ad esempio, imparare a gestire le proprie credenze, le proprie convinzioni. Le credenze e le convinzioni sono un po' i comandanti del cervello. Se crede di essere un coglione, sei un coglione. C'è poco da fare. Ecco, queste sono un po' le caratteristiche, quindi lasciate perdere la stupidità e cercate di diventare intelligenti, di sviluppare l'intelligenza emotiva. Intanto iscrivetevi e abbonatevi al canale e attivate la campanella così riceverete le notifiche dei nuovi video.